Io intanto, come diceva Cristiano, sono referente territoriale rispetto a quella promozione all'agenzia regionale, mi occupo di questa materia da una trentina d'anni e quindi con una discreta esperienza sul territorio. Ma prima di entrare nel dettaglio volevo ringraziare il Gallo perché queste sono occasioni in cui sicuramente abbiamo la possibilità di parlare con gli operatori, in questo caso a maggior ragione con i ragazzi che domani faranno poi la storia di questo territorio, anche in materia turistica, mi auguro, e con i quali pensavamo, commentavamo insieme alla dottoressa Polloni, chissà se non riusciamo anche a tirarli dentro in una qualsiasi attività di stage che possa servire come anche l'esperienza per quelli che sono i vostri propositi futuri. Detto questo, volevo rammentare che in sala abbiamo anche il dottore Gerullo, che è il referente regionale dell'osservatorio turistico, e la dottoressa Rizzo, che si occupa più da vicino, diciamo, delle questioni legate a spot, a sanzioni spot che tanto, no? Che terrorizzano i nostri operatori. Sul territorio di Brindisi io adesso non voglio dilungarmi tanto perché dobbiamo entrare direttamente nella materia per cui siamo stati, come dire, convocati tra virgolette dal GAL, sperando che possa essere un servizio utile poi sia agli operatori presenti che ai ragazzi che cominciano a capire come si muove questa regione anche rispetto a questa materia così complessa e che ultimamente ci sta dando dei risultati soddisfacenti, soprattutto in terra di Brindisi, laddove abbiamo una grande crescita di strutture ricettive, quindi questa è dimostrazione del fatto che probabilmente anche la legislazione e le politiche che si fanno negli ultimi anni stanno dando dei risultati. La dottoressa Polloni parlerà delle leggi che regolamentano, diciamo, le strutture ricettive rispetto a sport, rispetto al PMS, quindi alla comunicazione dei prezzi e dei servizi che ogni struttura deve comunicare nel corso dell'anno. La dottoressa Bronzino si occuperà invece della parte della promozione dell'operatore turistico in genere, perché quindi come noi abbiamo inteso la mettere in campo e quindi promuovere tutte le attività turistiche. Il dottore Gerullo credo che poi eventualmente farà un intervento su quella che è stata poi su quelli che sono stati risultati in termini di presenze della regione Puglia e del territorio, insomma, che ci riguarda. Qualsiasi informazione che riguardi il territorio di Brindisi, come al solito, la sede territoriale è su Brindisi, in Comune Regina Margherita, laddove ci siano degli argomenti, ci siano delle perplessità, ci siano delle domande, ci siano delle, come devo dire, anche delle attività che vogliamo mettere in campo, io sono a disposizione per l'appunto presso l'ufficio di Brindisi. Se nel corso della serata vogliamo o ci sono, ci sarà la necessità di interrompere per, come dire, domandare e quindi entrare un attimino più nel dettaglio, noi siamo a disposizione.